Questo è Meriga, il primo centro della comunità Zocen. Fu fondato nel 1981 in Toscana, vicino ad Arcidosso, dal maestro Chögyal Namkhay Norbu. In 30 anni, più di 100.000 persone sono venute qui per partecipare a centinaia di ritiri di insegnamenti, corsi di yoga, di danza, meditazione, corsi di medicina tibetana e laboratori di traduzione. Persone di tutte le età, di tutte le etnie, religioni e professioni, persone semplici e grandi maestri come il Dalai Lama e i detentori del lignaggio delle principali scuole spirituali tibetane. In questi 30 anni la comunità Dzogchen internazionale è enormemente cresciuta. Le 30 persone degli inizi sono divenute più di 10.000 in 40 paesi. I centri principali, chiamati GAR, si trovano negli Stati Uniti, in Messico, Venezuela, Argentina, Russia, Ucraina, Romania e Australia. I centri più piccoli, i Ling, sono presenti in città e paesi di tutto il mondo. È lì che gli interessati possono conoscere l'insegnamento Dzogchen, studiare e praticare insieme. Ma che cos'è lo Dzogchen? E perché l'interesse in questo insegnamento sta tanto crescendo in questi anni? Dzogchen is not a book. Dzogchen is not a tradition. It's a knowledge, understanding. And understanding one of the most ancient exist in this globe. Really, Dzogchen means our real condition. Everybody, we have that condition of the Dzogchen. So then, Dzogchen teaching is for discovering that. Chögyal Namkhay Norbu è nato nel 1938 nel Tibet orientale. A 5 anni lasciò i genitori per andare a studiare i libri sacri. A 8 sapeva a memoria centinaia di pagine di filosofia buddista e a 17 anni fu già considerato uno dei massimi eruditi della civiltà tibetana. Nel 1958, con l'acuirsi delle tensioni politiche e sociali, lasciò il Tibet e su invito dell'illustre orientalista Giuseppe Tucci si trasferì in Italia. Per quasi 30 anni è stato professore all'Università di Napoli, dove ha svolto ricerche originali sulla storia e cultura dell'antico Tibet. Tuttora le università di tutto il mondo sono felici di invitarlo a tenere conferenze per i loro studenti. Negli anni 70, Chögyal Namkhay Norbu iniziò a trasmettere la conoscenza dello Dzogchen ai primi studenti. Da allora non si è più fermato. Accogliendo gli inviti provenienti da tutti i continenti, continua a viaggiare e insegnare in tutto il mondo. Chögyal Namkhay Norbu Rinpoche, I know he is very learned and also a very good practitioner, and he has many followers. He really spread the Dharma and benefited many people. If there is teacher, then there is opportunity. If there is opportunity, one is aware not to waste time and waste effort. Try to be in this knowledge most of his time life. So means presence, awareness, enjoy. So means that everything that deals with the Dzogchen community is the principle of the action of joy. Recentemente anche Khyentse Yeshe, figlio e studente di Chögyal Namkhay Norbu, sta dedicando la sua vita allo sviluppo della comunità Dzogchen. Khyentse Yeshe è nato in Italia nel 1970. Ha ricevuto un'educazione cristiana e buddista, ha studiato filosofia e informatica e ha lavorato in diversi campi delle moderne tecnologie. Negli ultimi 3 anni ha viaggiato continuamente, tenendo conferenze e ritiri di insegnamento in tutto il mondo e collaborando attivamente con università e musei. When I was a child, my father taught me, gave me education to be satisfied. If I would go to him and say, oh, I'm sad for this, I'm worried for that, he always was saying, there is nothing outside, everything is inside, you should be satisfied. Lo Dzogchen è uno stato che ognuno può scoprire dentro di sé. Per questo non è in conflitto con nessun credo o modo di vivere. It's your real nature, no? It's not something that you need to accomplish or that if you behave very good, you will get points and someone will give to you, no? It's something that is yours. The point is not where we are. The point is how the mind works, no? La pratica principale del praticante Dzogchen consiste nell'essere consapevole del vero stato in ogni momento della vita quotidiana. Riuscendovi la vita diventa più semplice, rilassata, armoniosa e gioiosa. Definitely if you're practicing you feel more calm, things are coming easier in life. If you're more aware, you do less distraction, less mistakes.
less tendency towards reaction and reactive behavior. There is more tendency to be tolerant. So you're not running after your thoughts or your emotions, but more or less, slowly, slowly, more and more, you can see what happens. You do the things at the right moments. Because you open all the problems, they become more light. And when the problem becomes light, slowly, slowly it disappears. And so, you know, the joy comes back. Ma ci sono anche molte pratiche secondarie. La meditazione seduta, il canto, la respirazione, lo yoga, la danza. Esse servono a sperimentare direttamente il vero stato, a rafforzare la propria energia vitale, ad armonizzare corpo, energia e mente. Also for me yantra yoga helped a lot with birth, giving birth. It helped me a lot because I knew how to control my breath. Lo yantra yoga, o yoga tibetano del movimento, di tradizione millenaria, è stato introdotto in Occidente da Chögyal Nankai Norbu. Sciogliendo le tensioni, bilanciando l'energia, migliora la salute ed è utilissimo per rilassarsi e affrontare meglio lo stress della vita moderna. La danza del Vajra è meditazione in movimento. Praticata su un mandala, permette di armonizzare la dimensione dell'individuo e del mondo che lo circonda. Yeah, while I was learning Vajra dance here in Marigar, then I was going back to my city, Venice, to work. And then for me, when I was walking on doing things, it was like dancing, no? So really dancing, not on the mandala, but on the street, doing other things. Nel 2011, i danzatori della comunità Dzogchen sono stati invitati a partecipare alla 9ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Danza a Mosca. Il professore Alkis Raftis ha nominato Chögyal Nankai Norbu e Kienze Yeshe membri del Consiglio Internazionale di Danza dell'UNESCO. Oltre a preservare e sviluppare la conoscenza dello Dzogchen, la comunità Dzogchen si impegna a salvaguardare lo straordinario patrimonio culturale del Tibet. A questo scopo Chögyal Nankai Norbu ha fondato l'Istituto Shanshung, inaugurato dal Dalai Lama nel 1990. Allora, in una situazione molto difficile e grave per il Tibet, oggi qui il fatto che ci sia un istituto che abbia intenzione di studiare in questo modo, conservare l'antica cultura del Tibet è una cosa veramente ammirevole. L'Istituto Shanshung organizza corsi di medicina tradizionale, laboratori di traduzione degli antichi testi ed eventi culturali, pubblica numerosi libri e dispone di una delle più antiche collezioni di testi e manoscritti tibetani dell'Occidente. Even I am originally Tibetan but living in Europe, but that doesn't mean I forgot my original culture and knowledge, etc. I have my hope also for Tibetan culture and not dying and the culture continue in this globe. Nel 1988 Chögyal Nankai Norbu ha fondato anche Asia Onlus. Asia ha costruito scuole e ospedali in Tibet e altri paesi dell'Himalaya. Ha formato insegnanti e operatori sanitari locali. Ha un programma di adozione a distanza e interviene in casi di calamità naturali. The European Union recognizes Asia as one of its partners for emergency projects. So we are working with them since many years and we have been working a lot in emergency. Fino ad oggi Asia ha realizzato più di 150 progetti, di cui hanno beneficiato oltre 500.000 persone. Evolution is connected with time. If we are doing something good by ourselves, then for the future, it really become very useful, developing more and more. So that is the example. Even I am disappearing on this globe. I don't believe that teaching of Dzogchen is also disappear. Because there is this value of the evolution in the Dzogchen teaching. Comunità Dzogchen, aperta a chiunque vuole scoprire la propria vera natura, superare i suoi limiti, imparare a rilassarsi. Perché l'autentica felicità nasce da noi stessi.